Ciao a tutti da Il Bastardo Outlaw Picker. Quest'oggi vedremo la diteggiatura corretta del Mi settima, accordo che si usa moltissimo. Ok, partiamo subito senza indugiare. La prima posizione la conoscete sicuramente, è questa qua. È il Mi settima più sonoro, a me piace molto. Poi su queste posizioni si suona molto bene l'ukulele perché sfruttano proprio tutta la lunghezza della corda vibrante. Indice, primo tasto quarta corda, anulare, secondo tasto prima corda, medio, secondo tasto terza corda e la corda del Mi che vibra libera a vuoto, si dice. Da questa posizione, per trovare un altro Mi settima che potrebbe tornarci utile, ci spostiamo al quarto tasto, barré al quarto tasto, medio, quinto tasto prima corda. Cosa importante, questa diteggiatura qua si può anche variare in una diteggiatura un po' più jazzy, se vogliamo, che è questa qua. Semplicemente da questa andiamo ad abbassare di due semitoni fino ad arrivare a trovare il Re, che è la nota che ci fa proprio l'accordo di settima, qua, per cui dovremmo diteggiarlo in questo modo: mignolo, anulare, l'indice sul tasto del Re, cioè sulla fare la nota Re, secondo tasto, terza corda, e il medio lassù in alto. Sentite che rispetto all'altro varia leggermente. Sentite che ha una sonorità, a me piace molto questo accordo qua. Stessa procedura, se arriviamo qua, barré al settimo tasto, e andiamo a comporre il Mi maggiore come prima abbiamo composto il Re maggiore e prima ancora il Do maggiore. Ok? La lezione è conclusa, ci vediamo alla prossima, grazie mille del Bastardo e saluti a tutti.